E ben ritrovati al nostro TG. Purtroppo apriamo con una tragedia, una notizia davvero molto molto triste. Una tragedia che apre la nostra pagina di cronaca. Una donna di Sarno, una 48enne, dopo aver dato alla luce due gemelli, è deceduta. Questa notte è accaduto all'ospedale di Sarno. La nonna è stata ricoverata già cianotica ed è stato, insomma, dichiarato un arresto cardiologico circolatorio. La donna è stata sottoposta a taglio cesareo, però purtroppo subito dopo aver dato alla luce i due neonati ha perso la vita. Intanto si indaga e alla Procura della Repubblica che ha avviato ovviamente immediatamente le indagini. Ovviamente sono vivi e in buone condizioni i bambini che purtroppo non conosceranno mai la loro mamma. Sentiamo. Tragedia a Sarno, una 48enne morta dopo aver dato alla luce due gemelli. Arresto cardiocircolatorio per la donna. Arrivata al Martiri del Villa Malta di Sarno, già cianotica, la vittima è espirata. Purtroppo a nulla sono valse le manovre di rianimazione. Secondo quanto si è appreso, i medici hanno immediatamente sottoposto la 48enne ad un intervento d'urgenza per il parto cesareo. I familiari della 48enne non hanno presentato finora denuncia, ma la cartella clinica è nelle mani della Procura di Nocera Inferiore. Si indaga per accertare eventuali responsabilità. La donna è arrivata in ospedale già in fin di vita e a nulla sono valse le manovre di rianimazione di medici ed infermieri del nosocomio sarnese. Alle 4 del mattino la donna, 48 anni, è giunta al pronto soccorso del Martiri di Villa Marta accompagnata dal marito. In stato di incoscienza presentava già evidenti e gravi problemi respiratori. Da subito è stata attivata l'unità d'emergenza di sala operatoria per procedere ad un cesareo d'urgenza. I camici bianchi hanno tentato ogni manovra per stabilizzare la donna, ma subito dopo aver partorita è morta. I due gemelli invece sono salvi. La cartella clinica è nelle mani dei carabinieri e della Procura di Nocera Inferiore, che ora dovrà accertare eventuali E questa è veramente una tragedia a Sarno, anche perché in un momento così bello come quella della nascita, ovviamente, di un bambino.